Carissimi stresiani, vi parlo oggi di una importantissima iniziativa che abbiamo realizzato, anzi inaugurato qualche settimana fa, perché all'interno del Palazzo di Città, proprio sul lungo lago di Stresa, è stata realizzata la nuova sala canonica. Molti di voi ricorderanno come il Comune di Stresa è proprietario di alcuni busti, di alcune opere di Pietro Canonica, uno dei più importanti scultori italiani dei primi del Novecento, sicuramente uno dei più importanti della nostra regione Piemonte, donazione questa dell'autore, fatta intorno agli anni 50, quando Canonica risiedeva a Stresa, ha risieduto per una quindicina d'anni, questo gli è valso tra l'altro la cittadinanza onoraria della medesima città. Ebbene, questi busti sono stati restaurati e riportati in una nuova sala sotto il Palazzo di Città, che diventa una sala importante, di rappresentanza anche, una sala degna, dal mio punto di vista, della città di Stresa. Quindi al di là del valore artistico e storico di aver riportato questi busti restaurati in comune, il comune stesso viene valorizzato, come capita spesso in molti comuni delle città europee, al loro interno hanno le più importanti collezioni d'arte che sono state loro donate, come oggi di fatto succede nel nostro comune medesimo. Dicevo, un restauro, quindi una ricollocazione di queste opere che è stata realizzata tra il Comune di Stresa, la Regione Piemonte e la Fondazione della Banca Popolare di Novara, che ringrazio per il contributo. È un'iniziativa questa voluta dall'amministrazione nell'ambito del 150esimo dell'Unità d'Italia, per il quale tra l'altro abbiamo ricevuto un contributo apposta. Si voleva cioè nel 150esimo, oltre a realizzare tante iniziative celebrative, realizzare anche qualcosa che rimanesse per sempre nella storia poi della nostra città, e penso che questa sia una bellissima iniziativa. Invito pertanto tutti voi anche a venire qui in comune, quindi per conoscere queste opere, questo patrimonio culturale, questo grande patrimonio culturale che ha la città di Stresa, perché oggi viene riportato al suo antico splendore e veramente valorizzato. Dicevo appunto di Canonica, questo grande scultore che tra l'altro è stato anche senatore a vita della nostra Repubblica, perché fu nominato da De Nicola intorno appunto agli anni 50, senatore appunto a vita, e uno degli scultori più rappresentativi appunto dei primi del Novecento. A Roma, presso Villa Borghese, si trova infatti il suo museo, e questa distresa, questa gipsoteca, è la seconda gipsoteca appunto dopo il Museo Canonica a Roma più importante d'Italia. Quindi in un certo senso ne siamo anche orgogliosi per avere questo patrimonio culturale, e quindi meritava una sua valorizzazione. Qui il municipio tra l'altro ha anche un altro scopo, quello di poter consentire un percorso ideale delle opere di Canonica, perché tutto il nostro lungo lago è permeato di opere di Pietro Canonica, dal monumento Umberto I di fronte ai portici del Borromeo, alla Duchessa di Genova nei giardini pubblici di fronte a Villa Ducale, il mulo stesso accanto al monumento all'Alpino è di Pietro Canonica, il bassorilievo tra Manzoni e Rosmini che si trova al centro studi rosminiani è di Pietro Canonica, e lo stesso monumento all'amicizia tra Manzoni e Rosmini in via Manzoni, in modo particolare il crocifisso, è di Pietro Canonica. Quindi vedete come questo grande artista ha lasciato grandi segni nella nostra città, e in un certo senso la collocazione dei suoi busti, della sua donazione al Comune di Stresa, nel municipio, completa questa valorizzazione importante. Una giornata quindi, un'iniziativa questa, ritengo culturalmente importante per la nostra città, che ci accredita come sicuramente una località che, oltre ad essere attenta al turismo, è attenta anche alle bellezze culturali.